cosa abbiamo fatto? Abbiamo il gestore dell'info point dello yacht che sta in via Garibaldi, cioè sotto la sede comunale, che già l'anno scorso e fino al 2020 gestirà questo info point a seguito di un affidamento di una gara fatta dal SAC Area Vasta. Quindi il sistema museo che si è aggiudicata la gestione di questo info point insieme alla gestione degli info point di 8 comuni di tutto il territorio della Valle d'Itria, noi monopoli, a differenza di altri comuni, abbiamo pensato di realizzare altri due info point strategici come posizione, quello della stazione ferroviaria e quello della banchina sul porto, che serviranno ad allargare questa offerta. Da quest'anno abbiamo affidato la gestione per ottimizzare alla stessa ditta che gestisce l'info point del municipio. Quindi cosa vogliamo fare? Chiaramente vogliamo interagire, e questo è il motivo di questo incontro, con tutte le associazioni del territorio che già offrono diversi servizi ai turisti. Penso alle visite guidate, agli itinerari turistici. Oggi hanno, queste associazioni hanno un'arma in più, hanno il luogo fisico dove poter proporre ai turisti queste guide, queste iniziative. In più poi, come sapete, abbiamo a Monopoli un tessuto molto variegato, molto numeroso, molto presente, di piccole strutture ricettive turistiche che sono i B&B e le case vacanze. Chiaramente anch'esse potranno, con la presenza nei nostri uffici in Co-Point e con la collaborazione con la ditta Sistema Museo, avere una presenza importante negli Co-Point. Chiaramente, lo dico subito, uno dei motivi anche principali di questo incontro è che questo sistema di collaborazione va regolamentato. Cioè il messaggio principale che vogliamo lanciare oggi è che non ci sono figli di serie A, di serie B, qui tutte le strutture sono uguali e identiche, quindi avranno le stesse opportunità, gli stessi diritti e gli stessi doveri. Tentando sin dall'inizio, che è quello che l'amministrazione ha chiesto alla ditta, tentando dall'inizio che non possa mai avvenire che quelle strutture che eventualmente non sono autorizzate ad esercitare l'attività sul territorio comunale, chiaramente possano essere presenti in un ufficio di informazioni turistiche. Quindi questa è una prima selezione. Voi sapete che nella nostra città abbiamo questo problema. Abbiamo iniziato già l'anno scorso una guerra molto importante, determinata contro l'abusivismo di questo settore, e non vorremmo che qualcuno riesca addirittura a infiltrarsi in questa nostra rete. Quindi tutte, anche le associazioni, chi propone guide, chi propone itinerari, ha la possibilità anche dal punto di vista commerciale di vendere questi servizi presso gli sportelli. Quindi la presenza del dirigente Piero D'Amico e del responsabile del sistema museo Bellucci, dottor Bellucci, serve proprio a mettere a punto questo meccanismo che si ispira a due principi: quello commerciale, ovviamente, perché le stesse associazioni vendono queste visite ai turisti, e anzi dicevamo stamattina a proposito dei biglietti, dei ticket che vengono pagati in tutte le città turistiche europee, anche se si visita una chiesa si paga un biglietto d'ingresso. Credo che anche nelle nostre importanti strutture che abbiamo, castello, musei, fra un po' avremo la possibilità di aprire rifugi antiaerei, sia giusto far pagare al turista un biglietto d'ingresso, come si fa dappertutto, alzando ovviamente il valore di quello che si offre, perché credo che un turista, molto spesso i nostri responsabili del castello ci raccontano di episodi, di osservazioni che fanno i turisti stranieri, si meravigliano e dicono: come mai qui non si paga il biglietto d'ingresso? Quindi
se si riesce a elevare il livello delle nostre strutture e quindi prevedendo anche il biglietto d'ingresso, sicuramente non è una cosa anacronistica, anzi è una cosa assolutamente in linea con quella che è la richiesta turistica. Quindi io mi fermo qui, passo la parola al dottor Bellucci che appunto spiegherà quali saranno i meccanismi. Ovviamente non si chiude stamattina, nel senso che poi quando avrete bisogno di notizie noi siamo sempre disponibili, e da marzo, credo che, non so il giorno, ricordo il giorno di marzo, ma già da marzo queste strutture, l'Infopoint, saranno aperte al pubblico. Saranno aperte con orari diversi, perché aumenteranno gli orari di apertura gradualmente man mano che si avvicina la stagione turistica. Il fatto poi di averne tre ci permetterà di tenere aperto l'Infopoint negli orari a seconda della importanza logistica dell'Infopoint. Faccio un esempio: alla stazione abbiamo capito che è più importante tenerlo aperto nelle ore mattiniere, perché la maggior parte di arrivi dei treni è previsto in quelle ore. Quindi, avendo un sistema dove al di fuori saranno dei cartelli che indicano l'apertura, ci concederemo anche questo lusso, cioè che la mattina sarà aperto quello della stazione perché gli arrivi dei treni sono più numerosi, e magari il pomeriggio, nel tardo pomeriggio, avremo aperto quello della banchina solfatara dove la presenza turistica in quelle ore è più massiccia. Nel momento in cui si fa un incontro pubblico nel quale si stabiliscono le regole e si offre la possibilità a tutti di operare in un certo modo, chiaramente il 70-80% delle associazioni non si presenta. Questo è un segnale che io recepisco oggi, quindi ringrazio veramente le associazioni presenti. Però recepisco questo segnale, che è un segnale importante per come organizzarsi, cioè chiaramente la ditta ha un unico canale con gli uffici comunali, con il dirigente, con il carriere e con l'assessore, con la parte politica. Il riferimento siamo noi, tutte le associazioni si rivolgono allo IAT, però chiaramente le regole le mettiamo noi. Cioè non esiste più la possibilità di qualcuno che tenti di scavalcare l'altra associazione. Quindi vogliamo oggi mettere a punto, cioè abbiamo già messo un sistema equo per far crescere l'offerta turistica della città, la qualità e la giustizia gratuita. Vedo che questi discorsi chiaramente non vengono recepiti facilmente tra le nostre associazioni. Magari è facile invece andare sui giornali, dire un mare di sciocchezze non vere, protestare su tutto, ma questo è lo sport nazionale in Italia, buttare a fango. Poi quando ci si dice, ci mettiamo insieme, vediamo come possiamo fare per farlo funzionare, non ci si presenta niente. Questo è un segnale che va porto, che non significa che ci scoraggia di andare avanti, semmai ci incoraggia di più, perché ci fa rendere conto che stiamo sulla strada giusta.